Siamo in compagnia di Giulia Citterio al termine della gara tra CUS Milano e CUS Torino, dove le ragazze meneghine si sono imposte per 2-1. Com'è stata la tua esperienza, quindi, entrare nella squadra del CUS Milano quest'anno? Allora, innanzitutto è il primo anno che appunto faccio parte di questa squadra. È stato bellissimo, innanzitutto per il gruppo, perché comunque sono tutte ragazze che vengono da squadre diverse e secondo me è difficilissimo comunque integrarsi in una squadra con anche giocatrici che hanno giocato in A2, comunque. Quindi il gruppo è la prima cosa e poi comunque confrontarsi con squadre di livello, perché comunque quest'anno io ho fatto un campionato di B2, ma ti trovi davanti ragazze che giocano anche, cioè, in categorie più alte, quindi è un'esperienza bellissima. Bellissimo come solo la pallavolo può fare, ok? Cosa studi in università e dove studi? Studio qua a Milano, in città studi farmacia. Niente, sono al terzo anno, si spera di andare avanti bene. Con la voglia da grande di fare che cosa? O che cosa ti ha spinto a scegliere farmacia? Guarda, ti dirò, innanzitutto non era la mia prima scelta, perché avrei voluto fare fisioterapia. Poi, iniziando a fare farmacia, mi è piaciuto molto, perché comunque le materie erano molto simili, sia medicina che fisioterapia, così, e quindi ho iniziato a appassionarmi farmacia e quindi spero di diventare una farmacista in futuro. Sei un attaccante, il rapporto col palleggiatore com'è in questa squadra e in generale qual è il tipo di gioco che ti piace? Allora, innanzitutto Barbara la conoscevo già perché ha avuto anche dei contatti con la nostra squadra, io con la loro, abbiamo fatto varie amichevoli, quindi la conoscevo già e a me piace molto il suo gioco perché comunque smista molto, è veloce e tutto quanto. Il gioco che preferisco io è veloce, cioè palla tesa, incroci, adesso non essendoci mai allenate insieme di incroci non ne abbiamo fatti, però comunque palla spinta, una palla tesa. Palla spinta e via. Esatto, palla spinta e via. Va bene, grazie mille. Niente, Giulia, in bocca al lupo. Grazie.